Buonasera! Voi direte, ma è palesemente mattina. Sì, ma mi dovevo calare nel personaggio. No, è che in realtà la produzione ha investito in delle luci che risembrano quella parola là, la luce solare. Perché io non ho una cam che regge più di 20 fps per 5 minuti, però ho le luci solari. Comunque, penso ormai sia ovvio perché siamo qui. Dopo che mi avete scassato le palle con sto benedetto debianissimo, oggi lo proverò. Forse però in mezzo a voi c'è qualcuno che si sta chiedendo: ma cosa staccato è debianissimo? Prima di spiegarvi cos'è debianissimo, facciamo un passo indietro e capiamo cos'è ordissimo. Ordissimo è questo brand di prodotti tecnologici con sede in Francia, che è stato reso famoso dallo youtuber StockDroid per il fatto che i loro prodotti, diciamo, che fanno cagare. Tra i prodotti più famosi di Ordissimo c'è innanzitutto lo smartphone. L'ordissimo, le numero 1 mini. Un telefono dal costo molto simile a quello del mio Redmi Note 8T, e che penso ormai ci potete prendere un Redmi Note 10, ma che fa fatica a reggere WhatsApp. Però questo non è quello che interessa a noi oggi. Quello che interessa a noi è il laptop. L'ordissimo Giulia 2. Un PC che, oltre a fare schifo per il suo prezzo di 500 euro, ha una peculiarità. Solitamente quando acquisti un portatile te lo ritrovi con Windows preinstallato, magari con Chrome OS se si tratta di un Chromebook, macOS se si tratta di un MacBook, o nell'ipotesi più strana con una distro tipo Ubuntu, Linux Mint o, che ne so, PopOS se li acquistate ad esempio da System 76. Invece questo portatile vi arriva con preinstallato un sistema operativo che si chiama, non ne ho la benché minima idea, ma penso si chiami Ordissimo OS, che tra le sue caratteristiche principali ha un'interfaccia non molto bella. Questo sistema è un sistema basato su Linux, in teoria Debian based, ma il problema è che non è disponibile da nessuna parte e quindi penso che tra l'altro stiano violando la licenza GPL di Linux, ma però la community ci stupisce sempre. Ed ecco che un paio di persone della community di StockDroid hanno realizzato Debianissimo, un porting disponibile per tutti di Ordissimo S, che tradotto è Debian conficcata le repo di Ordissimo. E quindi ecco cosa andremo a installare oggi. Tra l'altro, solitamente questi video li faccio con macchine virtuali, ma non sono mai riuscito a far girare Debianissimo su una macchina virtuale, VMware, VirtualBox, le ho provate di tutte. Quindi oggi andiamo uno step più avanti. Userò lui, il mio amato ThinkPad X230, che subisce torture giornalmente ormai perché solitamente ci edito in 4K a 60 fps e oggi subirà l'installazione di Ordissimo. Però siccome non sono così malato da friggere il mio Hackintosh solo per questo, andrò per questo video a sostituire l'SSD principale che c'è lì dentro con questo che ho acquistato proprio per fare questi esperimenti qua. Tra l'altro questo SSD è più potente di quello che c'è là dentro, ma non lo voglio dire installare il sistema operativo lì. Una domanda che però potrebbe esservi rimasta è: ma che ci azzecco io con Ordissimo? Beh, si dà il caso che la community di StockDroid e la mia community siano molto simili, per non dire che se facessimo un diagramma di Euler-Oven sarebbe circa così. Detto questo, io direi di non perdere altro tempo e ci vediamo con il video. La prima cosa da fare è quindi creare il supporto all'installazione di Debianissimo. Siamo appunto su debianissimo.it, alla quale è scaduto il certificato. Lasciati sorprendere da Ordissimo. Finalmente accessibile per tutti, compreso te. Scorrendo il sito abbiamo il disclaimer con cui dicono: il progetto Debianissimo è nato per poter consentire a tutti di usufruire del software Ordissimo, il quale dovrebbe rispettare la licenza GNU Linux. Debianissimo utilizza e è stato buildato tramite repository pubbliche Debian based. Per questo motivo è del tutto legale. Dopodiché abbiamo le imprecazioni tirate, che è un timer infinito, ore di lavoro 1000, sviluppatori schiavizzati impegnati ben 7. I vantaggi di Ordissimo sul proprio PC: bellezze artistiche imperdibili, senza virus, o almeno così dicono. Test audio con trombetta, si accende. Avete la scusa per defenestrarlo, Ordissimo out inclusi. Abbiamo il download, dopodiché abbiamo il team. So che qualcuno di voi mi segue, quindi se ci siete, nei commenti. E poi abbiamo un blog e i loro contatti. Io direi di iniziare subito scaricando la ISO. E una volta scaricata la ISO, che come vedete ho qui, ora, io non vorrei dire che non avete cambiato un Cristo dalla 01 alla 013, ma pesano uguali, proprio uguali. Quindi dobbiamo aprire Rufus e buttarci dentro la ISO di Debianissimo. Allora, non so se vada MBR o GPT. Facciamo MBR nel dubbio. Etichetta volume, ISO image. Andrà? Non lo so, scopriamolo. Vai, scrivi in modo ISO, sì, cancella tutti i dati, sì, non mi interessa, dai, dai, dai.
Ok, quindi eccoci pronti ad installare Debianissimo. Ho già collegato al ThinkPad la USB che abbiamo creato prima, quindi non ci resta altro che accendere il computer e andare nel boot menu. Una cosa che vi devo raccontare nel frattempo è che nel video avete visto che ho usato la versione, buttiamo da USB intanto, la versione 0.1.3. In realtà ho fatto una mezza prova prima di registrare e quella versione mi chiedeva un CD-ROM. Diceva che non ci riusciva a usare il CD-ROM, quindi ho preso la 0.1, la primissima versione che avevo ancora nel computer, e ho flashato questa. E questa mi sembra aver portato un po' più avanti nell'installazione, ma dopodiché appunto mi sono fermato perché voglio farlo col video, quindi clicchiamo install e già abbiamo visto questo fantastico boot menu ed eccoci qui, abbiamo un bel po' di stati, abbiamo lo Zimbabwe ma non c'è l'Italia, ok, United States, qui però possiamo scegliere la tastiera italiana, credo Italian, sembra molto Windows XP. Cioè mi ricorda l'installer di XP, aspettate che chiudo la finestra. Esattamente in questa parte la ISO più nuova mi si bloccava e mi chiedeva un CD-ROM. Invece qui va. Detect network hardware. Some hardware ha bisogno di firmware non free. Può essere caricato da remover media come un floppy. No. Wi-Fi, non mi serve il Wi-Fi o l'Ethernet. No, non lo dare il missing firmware. Ok, sta detectando l'Ethernet. Host name. Ovissimo. Continue, domain name. Allora, per... siccome mi dice che devo sceglierne uno come tutta la rete, io in tutta la rete Windows, Workgroup, deduco, Oansert. E Vinci che parla, se no, chi altro? Volevo solo avvisarti che il nome dell'utente sarà ordissimo e ogni password sarà ordissimo. Buon divertimento con Debianissimo. Clicca su continue per continuare. Sta caricando il partitioner. Allora, bla bla bla, nota da Vinci, il dual boot non è ancora supportato. Se pretendi il dual boot, noi non possiamo aiutarti. Se decidi di continuare, accetti il fatto che perderai tutti i dati salvati sul tuo computer. Ho un solo SSD con Pop!_OS, quindi va bene. Use the largest continuous free space. Ho used the entire disk. La prima. Fail to partition. Use the entire disk. Non la USB magari. Vai. Allora, grab squatto. Sì, va bene. Vai. Knife partition. Yes. Ah, ma devo farlo io. Cosa? Ma te la devi creare tu la EFI, penso, no? Ma devo farla a mano. Scusa. BIOS grab. Un mega grab non c'entra mai. Aspetta. How to install Debian EFI. Ma se cerco come installare Debianissimo? Non funziona con UEFI. Il PC è configurato anche per NBR, quindi penso vada. Non lo so. Proviamoci. Non lo so. Write the changes. Non andrà un ca. Non andrà un ca. Installation step failed. Il step che ha fallito è imposta apt Debianissimo. Continua. Riprovaci. Installa il bootloader. Che palle. Che palle. Imposta apt. Procedi di nuovo con l'installazione del base system. Forza. Quale kernel vogliamo? Questo qui penso sia meglio. Vuoi tutti i driver? Includi tutti i driver. Perché ho come l'impressione che adesso riavvio c'è Debian? E basta. Non è che Debian. Selection step failed. Che palle. Allora riproviamo con install the base system. E proviamo l'altro kernel a sto punto. Proviamo le altre due opzioni. Quale ho usato? Questo. Proviamo questo. Includi solo i driver necessari. Dai. Tanto crash di nuovo. Infatti. Ma una console che mi spiega perché? Installa il bootloader? No. Allora. Ma quindi non posso installare il bootloader. Ctrl Alt Canch. E si ributta la USB. Ci riproviamo. Che poi ci sono Open Core e Windows Boot Manager. Ma in realtà non ci sono. È che sono dei ghost della NVRAM. Dopo proviamo quello grafico. Magari va meglio. Allora, Stati Uniti. Ma lascia italiano, guarda. American English. Prova a toccare meno cose possibili. Non lodare il missing firmware. Perché non ce l'ho. Che poi è un ThinkPad. Questo è Debian, dai. È un ThinkPad su Linux. Vabbè, ordissimo. Continua. Non tocco più non tocco il workgroup. Ok, continua. Magari il problema è che non poteva scaricare da internet, che ne so. Use entire disk. Scasi 1. Finish. No. Probabilmente gli serve un EFI. Però si butta solamente in... come Cristo si chiama? In Legacy. Che gli serve un EFI? Cioè tanto il PC lo è configurato per buttare in Legacy. L'ho settato nel BIOS il CSM. Allora, vediamo se adesso va. E che palle. Ok. Allora, facciamo di nuovo una cosa. Spengo. Proviamo l'installazione grafica. Che... secondo me neanche l'hanno... cioè, secondo me quella mi installa Debian e basta. Io ho questa idea che mi installa Debian... Debian liscio. Anche qui... non c'è l'Italia. Vabbè. Però c'è lo Zimbabwe, italiano, continua. Vedi che qua voleva sto CD-ROM prima, quando l'ho provato con l'altra ISO. Cioè, possibilmente è un bug che hanno risolto nell'altra ISO, ma
Quella là non va. Ci vorrebbe tipo una ISO di mezzo, però non ci sono, quindi... E dove stalkerare il sito? Probabilmente ci sono. Probabilmente se vado nel link di download dei cambi la versione non l'hanno deostata. È ancora ostata lì. Dai, detect network hardware. Detectalo, detectalo. Allora, no... Prova a lodarlo, che ti posso dire, cioè lodarlo nel senso di load. Nel frattempo che fa queste cose, io vorrei andare su Google, tornare su Debianissimo e vedere se riesco effettivamente. Sì, va bene, c'è un certificato scarico, scaduto, magari. Voglio provare a scaricare questo, ok? Fare copia collegamento download. Ctrl V, 012. Eccola qui. Io lo scarico, magari va. Io ci provo. Ok, no, non lodare il missing firmware. Continue. Sta facendo la stessa cosa di prima, ma stavolta c'ho un mouse. Va bene. Use the entire disk. No, non mi serve. Exchanges, yes. Dai. Installing the base system. Dai. Niente. Riproviamo a fare il bootload. Non va. Allora, facciamo una cosa. Qua io spengo. Qui, Rufus. No, Cristo, la cosa nell'altro schermo. Dopodiché prendiamo, appunto, Debianissimo 012 e flashiamo questa. Vai. Comunque, tutto è 0% nella USB, ma non posso espellerla. Quale altro programma che vuota? Ok, dopo che potrei aver accidentalmente staccato la USB senza espellerla bene, perché sì. Proviamo con questo. Vai, install. Questa, appunto, la 012. United States. Italian. Non lodare il missing firmware. Va bene, fai sto DHCP sull'Ethernet. C'è il mio modem che ti stai dicendo, ma perché è la quinta volta che stai chiedendo un IP, infame. Ordissimo. Continua. Usa l'intero disco. Scasi 1. Finish partitioning. Non resumare. Installa sto base system. Oh, installazione del kernel ordissimo. No, ora ci starà 4000 anni però. Mi sa che deve scaricare. Ah, maledetti installer online. 16 minuti. Ci vediamo quando ha finito. Allora, io direi don't touch keymap. It seems to be your first Lilo installation. Non so cosa sia Lilo. Installa refind to the ESP. Ok. Mi pareva un errore, ma credo... Va bene. Mi ha solo detto dobbiamo criptare roba, tipo. E ora sto continuando l'installazione del kernel, giordissimo. Allora, since kernel bla... Sì. Io mi voglio sparare. Riprovaci. No, adesso devo rifare... Oh. E se continuo senza bootloader? Non lo so. Non andrà mai perché non ho un bootloader. Oh, in realtà sta buttando qualcosa. Lilo loading ordissimo. Ho appena buttato un ordissimo installato a metà. Ok, ha caricato tutte le palle. Penso sia un buon segno, no? Ok. Che è sta cosa? StartX. Cos'è BusyBox? Debian... BusyBox. Cos'è? Ma come avvio il sistema? Allora, StartX non va. Sudo non va. Siamo su una roba chiamata BusyBox versione 1.2.2. Ok, allora, init run mfs, vediamo. O dove start Ubuntu? Exit. Give up waiting for root system device. Come on, prove. Butarx. Ok, sì, probabilmente è quello. PLKID. E mo? FSCK, ciao. Ma dove cazzo è lo slash? Ok, slash dev slash sda. Come non esiste? 1, 2, 3, 4. Ho fatto reboot, però non mi sembra sia successo niente. Quindi prendiamo dal tasto ATHDD. Lilo loading ordissimo. Aspettiamo che carica qualcosa. Magari adesso vedremo ordissimo S. Ordissimos. Adesso una domanda. Ping. Apt. Facciamo l'ultimo tentativo di installazione. Allora, ho buttato dalla USB. Vai. Italiano, che tanto poi non me lo prende comunque. E stavolta poi una cosa che voglio fare è quell'errore che mi diceva prima il signor Lilo, che a quanto pare è il bootloader. Digli no, che era il default. No, forza, speedrun. Debianissimo, forza. Vai, ordissimo, vai, continua. Continua. Usa il disco intero, tutto scasi 1. Vai, non mi interessa. Vai, e aspettiamo. Allora, qui don't touch keymap. Va bene, Lilo. Installiamo refind. Perché penso serva, se me lo propone. Allora, l'ultima volta ci avevamo detto sì e abbiamo rotto tutto, quindi no. Don't convert niente. L'autolesionismo non è accettato, vero? Continua. Riproviamoci un'altra volta. Non va. Fantastico. Continua senza bootloader. Ciao. Proviamo a scrivere root uguale slash dev slash sda2 nella schermata che forse ci spunterà. Continua. Intanto c'è un puntino staccato. Oddissimo. Root uguale slash dev slash sda2.
Allora, ho fatto root, ho fatto exit e mi dice che potrebbero esserci questi problemi. Alert label where root does not exist. Io ho fatto root, come diceva quello, root uguale //sd2. Riavviamo il computer e tenendo premuto l'unico modo che va. E vediamo se stavolta butta. Se no ci rinuncio. Seriamente ci rinuncio. E quindi niente, non sono riuscito a installare Debianissimo. Potrei fare altri test? Sì. Ne ho voglia? No. A voi non è sembrato per la magia del montaggio, ma il video originale dura tanto e non ho veramente voglia di continuare. Quindi, questa è la conclusione che volevate. Questo è perché non ho mai provato Ordissimo o Debianissimo. E detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un like, commentate, condividete, passate da Instagram e Twitter che trovate come sempre in descrizione. Passate dal mio secondo canale e da Bibispazio che trovate come sempre in descrizione. Passate da Telegram e da Discord, dove finalmente dovremmo aver sbannato la parola Ordissimo. Ma se continuate a spammarvela, stavolta non la metto tra le parole bannate, ma vi banno io personalmente. Qua ci capo è tutto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao.